Giovanna Ruggero, presidente del Proloco di Belmonte Calabro. Cosa ci dobbiamo aspettare per questa stagione estiva? C'è un fitto programma di manifestazioni. La Proloco ha già realizzato una manifestazione, l'estemporanea di pittura, che è coincisa con la giornata nazionale delle Proloco. I quadri che si possono vedere esposti qui sono i vincitori, le quattro tele vincitrici della 28ª edizione dell'estemporanea di pittura. Stasera ci sarà la 30ª edizione del premio letterario Galeazzo di Tarsia e il 16 d'agosto, come da tradizione, la Sagra da Pasta di Ziti, che è giunta alla 48ª edizione. Quest'anno c'è una novità perché è candidata al marchio Sagra di Qualità. È una manifestazione storica, identitaria di Belmonte, perché in realtà ricorda il pranzo dei matrimoni di una volta ed ha delle peculiarità. Una in particolare, perché noi utilizziamo tutti i prodotti calabresi. Il nostro motto infatti è gustiamo calabresi, cominciare dalla carne, la pasta, la salsa, è tutto prodotto in Calabria. In più da anni ormai la nostra manifestazione è plastic free, noi utilizziamo vassoie e bicchieri compostabili ed abbiamo anche una linea con i cocci di Gero Carne, provincia di Vibo Valentia. Quindi è una sagra definita la regina delle sagre del terreno cosentino. Quindi vi invitiamo a partecipare, perché sicuramente lascerà un bellissimo ricordo, perché è tradizione ed innovazione insieme.